principalmente di design e servizi e ricerca applicata. Lavoro da tanti anni in un studio che si chiama Frog e insegno al Politecnico di Milano. L'approccio che ha condiviso oggi, che noi chiamiamo For Us by Us, è un approccio totalmente inclusivo, in cui il dialogo con la comunità diventa la modalità in cui si affronta il progetto. Tutte le fasi, dalla definizione di qual è il valore e la value proposition di un'idea che poi andrà sul mercato, fino al come verrà distribuita, implementata, quanto costerà e come verrà utilizzata, vengono definite insieme. In questo modo chi è l'utilizzatore destinatario finale di quella soluzione si sente di poter contribuire e modellarla nel modo che risponde alle loro esigenze, che è la cosa più importante, e allo stesso tempo si crea una situazione che permette poi all'innovazione tecnologica di essere più facilmente accettata. I metodi sono molto semplici, sono gli stessi che utilizziamo noi come progettisti per lavorare alle nostre idee di progetto, per cui come noi ci costruiamo i customer journey che riassumono l'esperienza dell'utente per analizzare le varie fasi e capire qual è lo scenario migliore per l'idea che stiamo progettando. In questo caso viene per esempio dato lo strumento alla comunità in modo semplificato e con dei, diciamo, blocchi già preconfezionati, in modo che diventi più semplice, perché loro possano fare lo stesso tipo di ragionamento e quindi spacchettando il servizio, ad esempio di risposta ad un incendio in varie fasi o di distribuzione di un sensore in varie fasi, assegnarle a degli attori specifici nella comunità, capire quali sono le singole attività che devono succedere, le caratteristiche che deve avere l'oggetto, e tutto questo materiale raccolto ovviamente influenza quello che sarà poi il design finito e finale della soluzione. Ho passato molto tempo lo scorso anno a Nairobi e in Africa in generale a contatto con le varie comunità di startup per capire quali sono le idee che stanno emergendo. Ci sono delle comunità molto vive, soprattutto a Nairobi e in Nigeria. È stato interessante vedere come tante di quelle idee erano molto lontane dal quello che poi effettivamente poteva portare valore nella vita delle persone. Nonostante sono persone che, a differenza di me, sono nate e cresciute in quel particolare contesto, e quindi insegnare a loro gli strumenti per lavorare con le persone che conoscono, persone ad esempio in questo caso che vivono nei quartieri informali, e rifinire la loro idea, riuscire a dargli una value proposition più forte, a dargli dei dettagli e una consistenza, diciamo, diversa a livello di design, è stato significativo, perché gli strumenti di user-centered design e di coinvolgimento delle persone all'interno del processo che noi diamo per scontati erano completamente assenti. Secondo me la sostenibilità si applica anche al modo in cui vengono fatte queste attività, nel senso che ogni volta che viene chiesto ad una persona esterna di lavorare insieme, partecipare insieme allo sviluppo di una soluzione progettuale, si sta chiedendo del tempo, della disponibilità, delle energie, e quindi è sempre importante pensare a come si restituisce qualcosa in cambio per quello che si sta facendo. E il percorso che abbiamo fatto con le comunità di Kailicha e di Nairobi per sviluppare la soluzione attorno ai sensori è stato un percorso sostenibile anche in quel senso, perché loro ricevevano in cambio dei certificati, ad esempio, che potevano utilizzare per andare a cercare lavoro, che testimoniavano il fatto che stavano lavorando con noi, ricevevano insegnamenti, quindi combinando per esempio dei training con le attività di workshop e di coprogettazione, loro si portavano a casa delle cose. Mi ricordo un giorno che discutevamo di quali erano le cose che avevamo imparato durante il progetto, e un ragazzo dice: per me la cosa più importante finora è stato che posso tornare a casa questa sera, andare dal mio vicino di casa e spiegargli come evitare che continuino a esserci episodi di incendio nel quartiere, e quindi restituire gli insegnamenti ad altri.